Dopo un po' di anni si ritorna a parlare di commedia a Viggianello. Alcesti di Valle Mercure, il dialetto arcaico a Viggianello. Chiediamo di questa manifestazione all'autore e regista, il signor Gianni De Filippo. È proprio vero questo ritorno al dialetto arcaico, l'intento con il quale io mi sono accinto a scrivere il lavoro è quello di aver dato innanzitutto una dignità letteraria al nostro dialetto. Non mi risultava che ci fossero degli scritti in dialetto. Ho cercato appunto di dare una collocazione in forma letteraria al di là e al di sopra della trama, che poi trae ispirazione da una tragedia di Euripide, l'Alcesti. Però la nostra Alcesti, l'Alcesti di Valle Mercure, ha tutt'altro carattere, ha tutt'altra tembra e finirà in tutt'altro modo che non secondo quello che ci ha lasciato scritto Euripide. Ti dirò, io l'ispirazione l'ho avuta una sera che ero in Russia da un po' di giorni, forse una quindicina, ero stufo di arrancare con la lingua russa per farmi intendere. Una sera di luna, neanche a farlo apposta, il mese di giugno, rarissime le serate di luna, mi sono messo a scrivere in terrazzo, in dialetto, e ho visto che la cosa rendeva. Dopodiché mi sono riproposto di completare l'opera e quando sono arrivato a Viggianello ho contattato le ragazze e i ragazzi che la sera del 19 si mostreranno nella loro bravura presso la palestra dell'ITIS di Viggianello. La commedia è in quattro atti, quindi ho contattato questi ragazzi, ci siamo trovati d'accordo, abbiamo fatto le prove e spero che la sera del 19, ripeto, tutto possa andare per il meglio, perché comunque, dico, l'interesse primo, lo ripeto, è quello di aver rivitalizzato il nostro dialetto. Secondo, quello di tramandare ai nostri posteri quello che è stato il linguaggio dei nostri avi, in quanto c'è stata poi una ricerca particolare nel rispolverare il dialetto piuttosto arcaico, quello ormai finito in soffitta. E terzo, c'è anche una trama che è tutto sommato è di interesse, anche perché non mancano dei piccoli interventi di satira politica locale, che sicuramente penso, anche se mi sono mantenuto abbastanza nella obiettività, ma credo che susciterà delle ilarità tranquillamente. Per cui spero che la serata del 19 possa essere una buona serata per Viggianello, in quanto è tutta farina di Viggianello. Scrittura, regia, recita e per il resto buona serata a quanti ci saranno.